un brano della Pierracos, da Il male e come trasformarlo, a pagina 93. Solo dopo aver provato tutte le emozioni represse e dopo aver sincronizzato l'ora con l'allora, potete prendere veramente coscienza di come continuate a tentare di correggere le situazioni infantili in cui vi siete sentiti perdenti. E vedete anche la follia e l'inutilità di ricreare il dolore infantile nel tentativo di eliminarlo. Potrete rivedere il vostro comportamento alla luce di questa nuova consapevolezza e questo vi permetterà di tagliare il cordone ombelicale che ancora vi lega ai vostri genitori. Vi lascerete finalmente alle spalle la vostra infanzia per cominciare una nuova vita infinitamente più felice e produttiva. La smetterete di tentare di padroneggiare ciò che non riusciste a padroneggiare da bambini. Perdonerete e dimenticherete, e non avrete più bisogno di essere amati come dei bambini. Imparerete ad amare in modo nuovo, non più desiderosi di solo ricevere, ma disposti anche a dare. Va detto che molti non sono consapevoli di questa loro aspettativa. Visto che il loro bisogno di amore è stato troppo frustrato durante l'infanzia, essi vi hanno rinunciato, pretendendo con se stessi e con gli altri di poterne fare a meno. Questa naturalmente è un'illusione. È molto importante per tutti voi lavorare su questo conflitto interiore, in modo da conoscervi meglio sotto questo profilo. I concetti esposti, se applicati con onestà e costanza alla vostra vita di tutti i giorni, dovrebbero rivelarsi di grande aiuto per procedere sul cammino della vostra crescita personale. Adesso c'è una domanda. Mi è difficile comprendere come sia possibile continuare a scegliere un oggetto d'amore che ha le stesse caratteristiche negative dei propri genitori. Questi tratti negativi sono reali o sono solo delle nostre proiezioni? La risposta: possono essere vere sia l'una che l'altra di queste possibilità, o anche tutte e due. In genere è presente una combinazione di esse. Inconsciamente siete alla ricerca di certe caratteristiche che prima o poi finite per trovare negli altri, anche se solo in forma latente. Il vostro stesso comportamento, governato dai conflitti interiori non riconosciuti, le attiva e le fa venire alla superficie. In un certo senso provocate gli altri e li spingete a comportarsi come i vostri genitori. La provocazione, che naturalmente è completamente inconscia, gioca qui un ruolo importante. La personalità di un essere umano è la somma totale di molti aspetti diversi. Di questi, tre o quattro, per esempio, possono essere effettivamente simili a quelli dei vostri genitori. Le caratteristiche più diffuse sono una certa immaturità ed una certa incapacità di amare che sono quasi sempre presenti. Anche questi fattori da soli possono essere sufficienti a ricreare la situazione della vostra infanzia. La stessa persona non reagirebbe verso gli altri come reagisce verso di voi, perché essi non la provocano allo stesso modo. La paura, la tendenza all'autopunizione, il senso di frustrazione, l'ostilità, la chiusura, tutti questi tratti del bambino in voi costituiscono una continua provocazione che fa emergere in essa il suo lato più debole ed immaturo. Una persona matura ha un effetto diverso sugli altri, in quanto li stimola a far emergere quanto c'è di buono e sano in loro. Un'altra domanda: come
Come posso stabilire se sono stato io a provocare l'altro o viceversa? Risposta. Non è necessario stabilire chi ha cominciato, in quanto si tratta di una reazione a catena, di un circolo vizioso. Ciò che importa è che scopriate la vostra provocazione, anche se è avvenuta in risposta a quella altrui, perché solo così vi potete rendere conto che quando siete provocati, a vostra volta provocate, generando ulteriori provocazioni in una reazione a catena senza fine. È a questa reazione che dovete porre fine e lo potete fare esaminando più a fondo il dolore che sentite quando siete provocati. Alla luce dei concetti esposti in questa lezione, potete riconoscere che questo dolore non è disastroso, come pensavate. E perciò potete reagire adesso in maniera diversa, senza rispondere con una nuova provocazione ad ogni provocazione. Inoltre, nella misura in cui il vostro bisogno di riprodurre le situazioni della vostra infanzia diminuisce, diventate più aperti e sensibili verso gli altri, il che li spinge a comportarsi allo stesso modo verso di voi. Nei casi cui, invece, essi continuano a mantenere un atteggiamento provocatorio, siete in grado di vedere che ciò non riguarda personalmente voi, ma è piuttosto dovuto ai loro conflitti infantili irrisolti. Quando comprendendone le vere origini, riuscite a considerare il vostro dolore in maniera più distaccata, potete mantenere lo stesso distacco anche verso le reazioni degli altri. Fin quando i vostri conflitti infantili rimangono irrisolti, tendete a minimizzare le vostre reazioni e a considerare gravi quelle altrui, quando invece, prendendone coscienza, cominciate a superarli, potete essere più equanimi.